Un appuntamento importante, tra l'altro mi sembra che siamo nella notizia, si direbbe, no? Che questo dibattito, purtroppo per le vicende terribili di quest'estate, si è riaperto. Ci sono stati degli interventi da parte del governo, per noi non sono sufficienti perché, come credo questa due giorni spiegherà, affrontare i temi della dispersione significa attivare tante leve. La scuola sicuramente è centrale nel contrasto alla dispersione scolastica, però soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili è necessario la presenza anche di altre agenzie, penso al rafforzamento dei servizi sociali, penso a interventi che possano favorire il contrasto alla vulnerabilità sociale. Insomma, il tema a mio parere è rilevante in questa fase. Dopodiché, sul versante della scuola, combattere la dispersione significa per noi innanzitutto rafforzare le risorse per l'istruzione pubblica. Non possiamo non sottolineare che il dato che abbiamo sulla dispersione va di pari passo con quello che è stato un definanziamento nel corso di questi anni, a partire dal taglio epocale del 2008. Allora, aumentare le scuole dell'infanzia, aumentare gli asili nido, aumentare il tempo pieno, rafforzare la laboratorialità nella scuola secondaria, queste per noi sono le ricette. Basterà il PNRR e poi l'Italia ce la farà entro il 2030 a centrare gli obiettivi che l'Europa ci impone? Tutti noi vogliamo che vengano spese queste risorse per la nuova generazione, cioè per i ragazzi e per le ragazze di questo paese e anche per i prossimi ragazzi e ragazze di questo paese. Quindi ce la dobbiamo fare. La cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è che il PNRR termina nel 2026, dopo serviranno risorse invece del nostro paese per affrontare, per dare continuità anche alle iniziative che si mettono in campo. Ratifica del contratto 19-21, che punto siamo, che tempi si prevedono? Speriamo tempi rapidi, siamo ai controlli, credo che il contratto sia in questo momento al MEF, quindi immaginiamo ancora un mese e mezzo prima della ratifica definitiva. Noi stiamo facendo tante assemblee per spiegare ai lavoratori e lavoratrici i motivi della nostra sottoscrizione, le cose positive che stanno all'interno del contratto, quindi ecco. Il punto che vedo, direi, è il prossimo contratto. Oggi siamo all'indomani, anzi, del Consiglio Ministro che ha licenziato la NADEF. Se non abbiamo visto male o capito male, le risorse per il prossimo contratto non ci sono. Quindi questo è un problema. Le faccio l'ultima: legge di bilancio, cosa si prevede, cosa ci aspettiamo? Appunto, ieri c'è stata la NADEF che ha già dato alcuni indicatori sul versante economico che sono abbastanza preoccupanti, perché è evidente nel momento in cui si prevede una crescita più bassa e quindi minori entrate per il nostro paese, un intervento sostanzialmente in deficit che noi decidiamo di fare, è chiaro che questo sono tutte le avvisaglie per qualche problema. Si sono ieri anche accennati a eventuali tagli, auspichiamo che non siano fatti sulla scuola, sulla sanità, su, diciamo, tutte quelle infrastrutture sociali fondamentali, proprio nell'ottica del contrasto alla vulnerabilità di tante aree del nostro paese. Quello che chiediamo sono essenzialmente due cose: la stabilizzazione degli organici per poter fare le immissioni in ruolo. Siamo a 200.000 precari, anzi siamo a oltre 200.000 precari, contraddiciamo su questo con grande serenità il Ministro, e le risorse per il rinnovo del contratto 22-24.